Benvenuti alla 165esima puntata di Pillole da Montecitorio, la settimana che va da martedì 8 maggio a giovedì 10 maggio. Settimana che comincia il martedì perché lunedì, come è noto, c'erano i risultati elettorali e diciamo il peso di questi risultati elettorali sicuramente si è riverberato in tutti i giorni di seduta parlamentare, ancorché non direttamente inerenti ai provvedimenti, ma il clima, come potete immaginare, era abbastanza condizionato dai risultati elettorali. Comunque abbiamo cominciato la mattina di martedì con la discussione generale su tre proposte. La prima era le proposte di legge unificate sulle norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi, e le altre due mozioni. La prima presentata e il gruppo di mozioni presentata dalla Lenzi, deputata del Partito Democratico, riguardava iniziative in materia di governance dell'INPS. E il secondo blocco di mozioni era quello riguardanti le iniziative per la tutela dei diritti umani e politici in Ucraina, e ovviamente con particolare riferimento alla vicenda del premio dell'ex primo ministro Timoshenko e di altri esponenti politici. Nel pomeriggio siamo passati i voti dopo l'esame della mattina, con i voti subito sulla legge sul trapianto di polmone, pancreas e intestino, e poi abbiamo fatto un provvedimento che ci portavamo da alcune settimane, e cioè l'esame delle proposte di legge che recavano disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Un importante provvedimento sul quale c'erano state un po' di dubbi che in qualche modo potesse non passare per la resistenza degli uomini, in particolare perché era un provvedimento che appunto prevede un riequilibrio di genere, in particolare delle norme che garantiscono anche la presenza attraverso la doppia preferenza nelle elezioni amministrative. Insomma, un importante provvedimento che invece è passato con un'ampia maggioranza e che ora dovrà andare al Senato. E diciamo poi il resto dei provvedimenti è stato rinviato al pomeriggio di mercoledì, perché quando non ci sono decreti mercoledì mattina lavorano le commissioni. Nel pomeriggio si sono affrontate le due mozioni, quella riguardante le iniziative sulla governance dell'INPS e quella riguardante appunto la dissidente Timoshenko e il problema dei diritti umani e politici in Ucraina. Prima di questi due voti sulle mozioni c'è stato anche l'esame di una domanda di deliberazione in materia di insindacabilità nei confronti di un deputato del PDL Barani, la cui insindacabilità è stata riconosciuta in base all'articolo 68 della Costituzione. Nella giornata di giovedì, soprattutto nella mattinata di giovedì, c'è stato come di consueto l'appuntamento con le interrogazioni e interpellanze urgenti che sono state presentate al governo. Così si è conclusa la settimana parlamentare. Non posso, non sarei onesto se non vi dicessi che certamente ci sono due questioni che, pur non essendo all'interno dei provvedimenti del dibattito in aula, hanno avuto un'importanza e un rilievo nell'esame di questa settimana parlamentare che non posso tacere. Il primo è il provvedimento che riguarda il contributo ai partiti, il cosiddetto finanziamento pubblico. Penso che sarà utile che io vi dica qualcosa di più la settimana prossima, perché arriverà in aula la settimana prossima. Lunedì c'è la discussione generale, credo che interverrò nella discussione generale e avanzerò anche in quell'occasione, oltre che attraverso gli emendamenti che ho ripresentato dopo averli posti in aula, i miei dubbi rispetto ad alcune scelte che in particolare come Partito Democratico ci orientiamo a fare, ma delle scelte anche che sono nel testo unificato che è stato presentato da due relatori, Bressa per il PD e Calderisi per il PDL, per la prima commissione affari costituzionali. Insomma, credo che quella sarà l'occasione probabilmente per approfondire di più. C'è stata un'altra questione invece, e questa devo dirvi ancora non mi fa passare l'amarezza, ed è la decisione della commissioni riunite affari costituzionali e giustizia. Ovviamente l'amarezza non è che è stato approvato un mio emendamento che riguardava i cosiddetti incarichi fuori ruolo. Ve la faccio breve: significava semplicemente che quei magistrati, consiglieri di Stato, consiglieri della Corte dei Conti, bla 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 bla, che sono stipendiati dal Ministero di appartenenza e che vanno a svolgere altri incarichi, nella fattispecie negli uffici di gabinetto dei ministri, eccetera, eccetera, ma anche le autority, eccetera, 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 lo possano fare andando fuori ruolo non più di 10 anni nella loro carriera lavorativa, e in questi 10 anni ce ne devono essere 5 di rientro nella loro
funzione presso gli enti di appartenenza, cioè significa 5 anni fuori ruolo, rientri e poi puoi andare ancora 5 anni fuori ruolo e poi non più, ma soprattutto che chi va a fare altri incarichi, atteso che lo va a fare per l'amministrazione di appartenenza che lo delega a gestire altre responsabilità, è inconcepibile che prenda il doppio stipendio, cioè lo stipendio dell'ente di appartenenza sommato allo stipendio dell'ente che va a dirigere in quanto comandato. Nella fattispecie parliamo non di decine di migliaia di euro, ma di centinaia di migliaia di euro, come è noto a tutti. Ci sono stipendi, diciamo, degli alti magistrati della Corte dei Conti piuttosto del Consiglio di Stato che vanno ben oltre 200.000 euro all'anno, e ci sono alcune presidenze tipo quelle delle authority che vanno come retribuzioni ben oltre 400-450.000 euro l'anno. Ecco, io penso che sia normale, avendo chiesto sacrifici a tutti i cittadini, tutti hanno in qualche modo, chi più chi meno, tagliato, addirittura appunto gli stipendi dei parlamentari, come sapete, sono stati tagliati, la politica comunque un minimo attraverso queste riduzioni sul finanziamento pubblico è intervenuta, sono stati messi tetti ai manager statali, ovviamente sapete benissimo gli interventi sulle pensioni, sul mercato del lavoro, insomma a tutto campo si interviene per in qualche modo chiedere dei sacrifici per l'Italia, e che ci sia un angolo del mondo di intoccabili, io questo lo ritengo assolutamente sbagliato. La cosa che ovviamente mi amareggia non è che è passato il mio emendamento al decreto anticorruzione, votato da tutti i partiti, tutti, dal primo all'ultimo, ad esclusione del Partito Democratico, che invece ha ritenuto, con dichiarazioni in particolare della Presidente della Commissione Giustizia, di astenersi, perché riteneva inizialmente demagogico, poi sono stati corretti un po' i termini, ma come dire, non sufficientemente esaustivo il mio emendamento. Ecco, in attesa che vengano presentate proposte più esaustive, intanto si poteva semplicemente votare per un principio di equità che credo sia non solo nel diritto ma del dovere di un partito come il Partito Democratico, dopo che si è fatto carico di tanti norme e provvedimenti che indubbiamente incidono anche sulla vita dei singoli cittadini, di avere un ruolo anche in questo. Purtroppo così non è stato, mi si dice che si sta lavorando per attenuare in aula questo emendamento, ovviamente interverrò anche in quell'occasione sperando che si confermi il voto delle commissioni. Con questo è tutto, la settimana prossima, come ho detto, il finanziamento pubblico nella discussione generale lunedì, e poi si comincia col decreto sulle banche da martedì pomeriggio, e poi vedremo che cosa accade. Per ora è tutto e vi auguro un buon fine settimana.